100 equo tra Ponte Vomano e Delfino Flacco Porto, che si sono incontrati al comunale di Villa Vomano per la 17ª giornata di campionato. Per entrambe le compagini una sfida povera di emozioni, dettata forse dalla paura di perdere. Le due non promosse tornano a casa con un punto in tasca e forse con il rammarico di averne persi due. Mister Capitano deve rinunciare a Francia e torna a schierare Emanuele Di Santi dal primo minuto. Sul versante opposto Mister Bonati si affida all'11 tipo con Saltarin al centro dell'attacco. Fischia il signor Marchetti dell'Aquila, coadiuvato da Aspite e Mongelli. Gara dai ritmi bassi con la fase di studio che fa da padrona per tutto il primo tempo. Poche le occasioni da refertare sul taccuino. La prima di Marca Ospite, al quinto minuto Saltarin elude l'intervento della difesa e calcia forte sul primo palo, ma Di Martino è lesso a respingere. Al 25esimo Manuel Di Sante, protagonista la scorsa domenica con la doppietta a San Buceto, riceve un cartellino giallo per un intervento ruvido. Al 29esimo Pallitti addomestica un pallone difficile in aria, lascia partire un destro che però non inquadra lo specchio della porta. Primo tempo che si chiude con una punizione precisa ma non potente di Ligoschi, che al 37esimo mette alla prova i riflessi di Di Martino. Squadre che rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa aumenta leggermente l'indice di gradibilità della contesa al quinto minuto di Francesco, calciallato dopo una percussione per i vie centrali. Più propositiva in questo secondo tempo la squadra di Mister Capitano, che tre giri di lancette dopo manda Di Sante alla conclusione, ma la mira del 10 di casa non è come quella dell'ultimo match. Al 12esimo ci prova Saltarin, ma il suo colpo di testa si spegne sul fondo, terreno di gioco che non consente grandi manovre ed è da calcio piazzato che nascono le maggiori insidie. Al 20esimo Di Sante sfiora l'incrocio da buona posizione, tre minuti dopo lo stesso numero 10 riceve per protesta il secondo giallo e si dirige contrariato negli spogliatoi. Nonostante l'inferiorità numerica, il Ponte Vomano continua ad attaccare e si rende pericoloso al 27esimo con Pallitti che manda alto da fuori area. Al 32esimo la punizione di Angelozzi sorvola la traversa, mentre quella di Davide Di Santi a 5 minuti dalla fine chiama falso la prima parata di giornata. Il Delfino chiude in avanti, ma d'incecco dal vertice dell'area non riesce a centrare lo specchio. Finisce così, con un pareggio che non diminuisce il divario in classifica tra le due squadre, ma ne aumenta le rispettive strisce di risultati utili. I pescaresi non si mostrano dispiaciuti del risultato, nonostante non abbiano sfruttato la superiorità numerica. I gialloneri invece sembrano rammaricati per non aver regalato la vittoria ai propri tifosi. Queste le parole dei tecnici al microfono di Matteo D'Achille. Riportate un punto a casa, chiudete il girone di andata con 23 punti. Qual è il bilancio? Ma il bilancio è eccezionale. Però è un bilancio parziale che va confermato nel girone di ritorno. Oggi è una partita difficile, una squadra ben attrezzata e ben allenata. Abbiamo cercato il punto perché su questo campo e con questa condizione di classifica è normale cercare di portare qualcosa a casa a tutti i costi. L'abbiamo fatto anche con ordine e bene, poi siamo rimasti anche in superiorità numerica, però sinceramente è un campo dove è difficile sfruttare la superiorità numerica perché è un campo veramente dove la palla rimbalza male e fare azioni pulite è molto difficile sia per noi che per loro. Questo campo era difficile fare di più, sicuramente non è un campo che permette tantissimo di giocare, il campo nostro lo sappiamo benissimo, in più la squadra avversaria ha avuto un atteggiamento remissivo, giustamente gli ha consentito di portare un punto a casa, loro erano chiusi bene, rilanciavano sempre, era difficile giocare per cercare di aprirli, ci abbiamo provato, forse abbiamo fatto un po' meglio nel secondo tempo, peccato sì, perché comunque ero sicuro che alla fine saremo usciti e siamo usciti anche nonostante l'inferiorità numerica. Peccato, però penso che non era facile fare di più, non abbiamo rischiato praticamente mai, ci abbiamo provato anche se non siamo stati pericolosissimi. Ci prendiamo questo punto, sicuramente un po' di rammarico, ma ce lo teniamo stretti.